Carissimi amici, ben svegliati, buona domenica. Io intanto mi metto il prebarba, così iniziamo a parlare. Questo saponificio varesino burro di mango che ho messo a bagno con l'acqua calda in modo da renderlo più morbido, essendo un burro e quindi solido. Vedete che la tazza comunque, la ciotola serve, eh? Non è che non serve. Allora, vediamo questo burro di mango. Oggi è rasatura dal gusto un po' militare, un po' per la maglietta verde, e un po' per il rasoio che poi andremo a vedere. Anzi, che vediamo. Standard Razor, costruito in alluminio aeronautico. Standard Razor, bello, bello leggero e soprattutto l'avevo utilizzato in un video tempo fa, era anche performante come rasoio. Bene, il prebarba, intanto che agisce, questo burro di mango. I capelli, mamma mia, ma che ho fatto? Pauroso. Mi sono lavato le mani perché il grasso di questo burro di mango rimane veramente grasso, ma così deve essere. Così non viene tolto dal primo passaggio del rasoio, e può darsi duri anche fino alla terza passata. Crema da barba, che utilizziamo questa Crabtree and Evelyn, Moroccan Mirra, quindi mirra marocchina. La mirra è una resina, eh? Intanto ho fatto anche un sapone con la mirra. Che poi sembrava più un profumo di incenso molto, beh, spiccato, elegante, fin troppo chierico. Buono questo Crabtree and Evelyn. Non so se vedete, un sapone. Una crema in pasta, morbida, sì, è morbido, non è la confezione, vetro spesso e colorato, ma direi che possiamo cominciare con armare il rasoio. Mi sto perdendo in chiacchiere. Questo Standard Razor. Guardate, non so se avevo fatto la recensione, ma poi forse no, ma la faremo insieme di Standard Razor, un po' per mostrare le sue caratteristiche migliori e togliere qualche dubbio. Dunque,
La lametta che utilizzo è la Paul Silver Super Iridium, eh? Quindi un setting veramente che non è uno standard, eh? A poco dello standard. Ed ecco armato il rasoio, bello, leggerissimo, paurosamente leggero, mi piace. C'è il vicino di casa che inizia a fare i lavori con il trapano. Omega 621. E adesso vediamo di utilizzare questa. Questa Crabtree and Evelyn, che vado a mettere direttamente in viso, sì, perché tanto è una crema. È una crema morbida, quindi ci sta tranquillamente un montaggio diretto in viso con il prodotto spalmato. E vediamo un po'. Di montare Crabtree and Evelyn Mirra. Profumo della mirra è veramente acceso. Profumo acceso. Schiumaggio diretto in viso. Molto protettivo. Direi uno fra i migliori. In questo modo il sapone penetra proprio in profondità e rimane duro. Sono troppo serio stamattina. E del resto non ho ancora corso, quindi sto ancora carburando un po'. Vediamo questo standard Razor con questa Paul Silver Super Iridium. Me la ricordo, eh. La lama si sente discretamente. È un closed.
direi di tutto rispetto. Sapone che rimane, aderisce sul viso parecchio, eh? Sì, parecchio rimane sul viso. Bene, e la prima passata si è ultimata. Non è male questo standard Razor. Mi piace il concetto di alluminio aeronautico, eh? È proprio bello. Poi, tra l'altro, prima di fare la rasatura sono andato a vedere se il costruttore lo ha reso nuovamente disponibile, perché per diversi mesi non lo è stato. E in effetti, se cercate standard Razor, lo trovate disponibile in due versioni, c'è cioè alluminio satinato oppure la versione jet nera. Jet nera, tra l'altro più cara, ma molto bella. Tanto Crabtree and Evelyn non ha perso vigore. Il pennello Omega 621 è riuscito a trattenere la precedente crema da barba che era presente sul mio viso, quindi l'ha trattenuta in esso. Uè, guaglio, eh? Che stai a fare? Morbidissima. Questo secondo montaggio senza praticamente quasi la barba in viso, mi è piaciuto assai. Era come una carezza, un massaggio. Vediamo standard Razor in pelo obliquo con questa Paul Silver Super Iridium. Che scorre molto bene.
passaggi molto veloci con questo obliquo, questo standard razor mi piace perché praticamente passa come passa un caccia costruito in alluminio aeronautico. Favoloso. Vediamo se il montaggio anche in terza passata è rimasta un po' di crema. Forse bisognerebbe aggiungerne un po', però magari mi accontento di quella che è rimasta, perché non ho voglia di riaprire la confezione. Pensate che intanto io mi sto facendo la barba. Uè, Dilernia, sei un fancazzista. Non hai voglia di riaprire la confezione per prendere nuova crema? No, non c'ho voglia. È sufficiente quella rimasta nel pennello, in effetti. Oh, questa Paul Silver Super Iridium, eh? Rende bene. Ecco qui che la crema ha ripreso vita. Sento ancora il potere di questo burro di mango saponificio alla resina, come pre-barba. Lo sento ancora in viso, un po' grasso. Contropelo con standard razor. Precisissimo, eh? Molto preciso. Contropelo in zona baffi. Ecco
direi che a parte qualche ritocchino, giusto per avere un viso completamente liscio. Rasatura molto militare, molto dura, come si dice, efficace, con questo rasoio che lascia dietro di sé una scia come quella dei jet, come i caccia, eh? In questo caso però non lascia scia, non lascia barba, lascia dietro di sé solo un liscio bello, bello. Paul Silver Super Iridium, una lametta che performante, nello stesso tempo è anche sul viso sa essere delicata con certi settaggi, certi accoppiamenti con rasoio. In questo caso si è comportata molto bene. Il viso non presenta tagli o irritazioni, ma direi che poi alla fine conta un po' l'angolo di utilizzo del rasoio, come abbiamo visto ieri, che determina un po' i tagli sul viso e o spesso le irritazioni. Floyd Eau de Toilette, dove spicca il geranio. Sì. Ah, una sferzata di energia, eh? Eau de toilette. Questo Floyd si differisce dalle altre versioni dopo barba, praticamente non c'entra quasi quasi nulla, quasi. A molti non piace. Ma io lo trovo invece un buon prodotto perché se non volete sapere di dopo barba, ma di acqua di colonia quando uscite di casa, beh, diciamo che questo può essere una valida alternativa all'intento. Floyd Blue o le toilette, che non ha niente a che vedere con il Floyd Blue, quello che vedete alle mie spalle, completamente diverso. Dopo l'eau de toilette, il gel di aloe, che vabbè, non serve, non ho avuto irritazioni, però vabbè, questo gel così cristallino, era un po' che non lo utilizzavo in video. Ma che però io utilizzo molto spesso durante la settimana, magari non tutti i giorni, ma un paio di volte sì, dai, un paio di volte alla settimana lo uso, questo gel di aloe, che tende un po' a tirare la pelle, però
È un effetto che dura pochi minuti. E guardate l'effetto di Floyd come dà il suo vigore, eh? Sta proprio scaldando il viso, poi con questo gel di aloe, impressione di molto molto fresco, molto molto caldo. Non molto fresco. Allora, cari amici, spero che la rasatura vi sia piaciuta con questo standard rasoro e l'accoppiata con Paul Silver Super Iridium. Sono prodotti che sono vincenti. Oggi non vi ho fatto magari divertire troppo. No, a parte qualche battutina, di lernia. E vabbè. Abbiamo tempo per divertirci. Intanto divertitevi con Standard Razor oppure divertitevi con qualsiasi rasoio. Oh, e fatevi la barba stamattina, anche se è domenica, non fate i barboni con il barbone in viso. Ci vuole. Magari non l'avete fatta ieri, la fate oggi. Se la fate profonda, domani mattina potete permettervi di non agire sul viso. Quindi io vi abbraccio, raccomando a tutti di non strafogarvi, eh? Non vi strafogate, amici, non fate come me. Io mi strafogo, eh? E mi diverto. Carissimi, vi saluto, un abbraccio da Mauro e un saluto dal canale della Rasatura del Neofita. A presto!